Ciao, e sono in Inghilterra, sono a Portsmouth, che è una cittadina nel sud dell'Inghilterra, sulla costa, sulla Manica. E siamo qua perché qua c'è un grosso museo della Marina Britannica, con un sacco di navi, sottomarini ed eccetera, quindi andiamo a vedere. E il tempo inglese non tradisce però. Adesso stiamo per entrare qui dentro, che è dove ristrutturano le bike che poi useranno per fare il giro in barca, che vabbè è lì, che adesso andiamo a fare e andiamo a vedere come fanno. Qua nel 1200 le HMS Victoria era la nave da guerra più grande del mondo. Adesso entriamo. Quindi ci troviamo adesso sul ponte principale e qua ci sono sia i cannoni da dove sparavano i militari, sia le tavole dove mangiavano, sia dove dormivano, perché dovevano pure dormire tutti questi militari qua da qualche parte, e io me lo stavo chiedendo dove dormissero, e poi dopo ho visto una maca e ho capito come funziona. Loro dormivano su queste amache qua, e infatti qua ci sono tutti i ganci dove attaccavano tutte le amache, quindi tipo i militari poco importanti dormivano sulle amache. Qua ci sono degli altri cannoni e poi qua ci sono i fucili, c'è l'armeria. Che fumo! È la prima volta che puoi toccare le cose nere senza sporcare. E questa qua è la stanza del capitano. E queste qua invece sono delle altre stanze di degli altri ufficiali. C'è il gabinetto. Queste qua invece sono tutte le valigie dei vari militari. E qua ci sono altre valigie. E altre valigie qua. Qua c'è qualche vasca da bagno. Questa qua invece è la veleria dove tenevano tutte le vele di sta barca, perché è abbastanza grande. Adesso stiamo scendendo nella... stanza dei motori. Thank you.
Quindi adesso stiamo per entrare su questo sottomarino qua, che si chiama HMS... Lo scopriremo più avanti. Andiamo. E qua c'è dove dormivano. Non so se posso provare a mettermi. No, mi sa di no. Comunque io in questi lati non ci sta, e mi sa sono 1,80 e no, non ci si sta. Aiuto, è bassissimo. Ok, non rompiamo nulla magari. E qua c'è un'altra stanzetta bella, un po' più carina. C'è un po' un casino di fila. That's looking at Spit Bank 4. Spare 10 million pairing boy. Tutto chiaro, tutto chiaro. E qua facevano i loro bisogni. Davanti alla sala comunicazione, probabilmente. Qua c'è una cucina da stile Michelin, probabilmente. Qua c'è un'altra bellissima sala macchine, che io non ci capirei niente, cioè nessuno ci capirebbe niente. E ho scoperto il nome del sottomarino dietro di noi ed è HMS Alliance. Questa barca qua dietro di me ha vinto la battaglia di Trafalgar con Nelson capitano, che poi è morto, e l'hanno riportato a casa il suo corpo in una botte di brandy, che è un alcolico. Tour al historic Piersmouth Harbour è finito.